Siamo con Nicole nella libreria giù al mare, quindi in mezzo agli ombrelloni. Come va? Tutto a posto, devo dire che tutti si complimentano perché comunque è una cosa particolare una libreria sulla spiaggia. Comprano parecchi libri, soprattutto la gente che si scorda a casa i libri e non sa che cosa fare durante la giornata. Devo dire che va abbastanza bene. Senti, che libri vendete? Quali sono i più venduti? Vabbè, Canale Mussolini, Sotto i cieli non curanti, Camilleri con acqua in bocca, oppure non saprei. Insomma, tutte novità. Sì, via. Sì, tutte novità, tutte di quest'anno. Senti, i bambini? Per i bambini ogni sabato abbiamo animazione qui nella playground per i bambini, si divertono molto, ridono, scherzano, giocano anche loro con i ragazzi appunto dell'animazione. E poi che dire? Devo dire che comunque è una situazione abbastanza carina. Siamo nel cuore di Capialbio, in Piazza Magenta, con Maura Romeo che è la responsabile delle due librerie. Una proprio qui, dove stiamo facendo questa nostra intervista, e l'altra addirittura sulla spiaggia, che andiamo a vedere domani mattina. Come nasce questa idea intanto della libreria qui e poi anche quella della spiaggia? Nasce dalla follia di due appassionati di libri, Andrea Zagami, che è il proprietario della libreria e l'ideatore, e la mia. Io, Maura Romeo, responsabile di librerie da tanti anni, ex direttrice della libreria Croce di Roma, una grossissima libreria, abbandonata esattamente un anno fa per questo piccolo gioiello, questo piccolo salotto. È una scelta di vita, per amore dei libri. Come potete vedere, se vuoi fare una panoramica poi... È una libreria, appunto, è nata un anno fa, stiamo lavorando moltissimo per radicarci nel territorio. La libreria sulla spiaggia fa parte di questa operazione. Chiosco letterario che va benissimo, con tantissimi servizi di prenotazione e consegna sotto l'ombrellone, letture animate per i bambini che d'inverno le facciamo invece qui in libreria. La libreria collabora moltissimo con le scuole. Io personalmente affianco le professoresse nella creazione di un percorso letterario ad hoc per ogni studente, non per ogni classe. È una fucina di idee continue, Capalbio Libri è 2 anni che va avanti e va benissimo, una bellissima manifestazione di libri e musica, speriamo che vada bene.